In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle cose mie quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Nella logica evangelica il sorpasso non viene mai da dietro ad avanti, quanto piuttosto il contrario, dal davanti al di dietro. L'essere stato superato e quindi passar dietro a qualcun altro nel vocabolario di Gesù è segnale di vittoria. Ricordate Pietro quando viene sgridato? Va de retro, vai indietro Pietro. L'intervento è stato pedagogico. Gesù lo rimprovera per il suo bene. Sappi, Pietro, che solo stando dietro entrerai vittorioso nel regno di Dio. Nelle gare evangeliche non bisogna ambire alle prime posizioni quanto alle ultime, perché appunto gli ultimi saranno i primi. Ora, venendo al Vangelo, cogliamo che gli operai dell'ultima ora vengono premiati per primi, mentre i primi vengono premiati per ultimi. E se leggiamo la parabola in termini escatologici, verifichiamo che gli ultimi entrano per primi in paradiso. Ad onor del vero, dalla parabola constatiamo che ciascuno riceve il suo denaro, quindi significa che entrambi, sia i primi che gli ultimi, tagliano il traguardo finale. Quindi possiamo dire, tutti vanno in paradiso. Ma colpo di scena, uno di loro riceve una squalifica. Chi è? È colui che ha mormorato contro il padrone. Quello che è invidioso della bontà del padrone ed è quello che dice di aver sopportato il peso della giornata. Ora è ovvio che si è preso la squalifica. Come può pretendere uno di entrare in paradiso, nella vita nuova, se ha mal sopportato la sua vita terrena, sputando sentenze su Dio e sugli uomini? Ecco, allora il segreto per il paradiso è questo: accogliere la vita come viene, a volte da ultimi e a volte da primi, sempre però con l'umiltà degli ultimi.